Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono in macchina diretto verso una destinazione, come avete visto dal titolo, che è molto molto bella. Siamo adesso all'inizio di luglio, la fioritura a Castelluccio ancora non è al top, che dovrebbe essere all'incirca la prossima settimana, però vado adesso per cercare di non trovare, diciamo, proprio la ressa della settimana proprio clou top di Castelluccio e avere un pochino più di pace anche per esplorare la piana, che anche senza la fioritura dovrebbe essere molto bella. Comunque dovrebbe essere già in corso anche la fioritura, almeno in una discreta parte, quindi a questo punto niente, andiamo e vediamo un po' come troviamo lo spettacolo della piana di Castelluccio. Andiamo a vedere. Eccoci arrivati. Allora, la fioritura, come pensavo, non è particolarmente pronunciata, diciamo, ancora, ma la piana è bellissima e fin dal primo istante mi ha subito catturato. Che posto eccezionale, veramente. Ora purtroppo ho dovuto lasciare la macchina un po' distante dalla zona che mi ero studiato di più e che vorrei fotografare, quindi rischio oggi di avere una luce un po', non so, troppo bassa rispetto a quello che volevo fare. Ma la parte buona è che, come avete visto anche dal titolo del video, è Castelluccio dal tramonto all'alba, di conseguenza quello che non riuscirò a fotografare stasera lo potrò tranquillamente fare domani mattina. Oh, quindi ora sto arrivando a piedi al punto della piana che più mi interessa scoprire e niente, speriamo di trovare qualche bella composizione. Che posto magnifico, sono veramente senza parole, senza fiato. Mi piace molto, mi ha attirato l'attenzione, soprattutto la luce che sta colpendo le colline, le montagne là sullo sfondo. E quindi qui tutto stava a sperare che la luce durasse, sta durando per fortuna, anzi si sta facendo sempre più interessante, e un primo piano che fosse convincente. Allora, qui mi trovo davanti a molti papaveri, non sono entrato nella zona da non calpestare, ho percorso il sentierino, quindi per rispettare le zone e le normative vigenti. Vi faccio vedere la composizione direttamente qui dallo schermo della fotocamera. Allora, qui ci sono papaveri, molti papaveri in questo punto, sono molto belli, il colore perfetto, il fatto che il sole non li illumina direttamente li fa risaltare ancora di più sul verde. Però i papaveri qui sono, diciamo, la moltitudine, no? Io ho bisogno di un primo piano che sia forte e ho trovato un gruppo di margherite che con il grandangolo hanno un aspetto meraviglioso, perché li metto lì in basso alla composizione e a quel punto è lì che va a riposare l'occhio una volta che ha letto tutta la composizione, no? E mi piace molto questa prima composizione. Dopodiché spero che le nuvole che ci sono si vadano a colorare, perché potrebbe venire fuori un bel tramonto davvero. Aspettiamo e speriamo. Thank you.
alla fine ho ripreso la macchina, mi sono spostato e sono venuto un pochino più vicino a Castelluccio, anzi sono proprio ai piedi di Castelluccio, per cercare di trovare qualche composizione che funzionasse anche con fondamentalmente l'unica nuvola bella che si sta colorando e che mi piace moltissimo che c'è qua in cielo. Quindi mi sono dovuto un po' allontanare perché nella direzione, diciamo, del tramonto non c'era niente, il vento ha portato via tutte le nuvole, però quella è rimasta. Ora la composizione che ho qui al momento non mi fa proprio impazzire, mi piace, però non è niente di che, è una foto abbastanza banale, diciamolo pure. Però sono molto contento in realtà delle foto che ho fatto prima, poi appena la luce e i chiariscuri sono andati via, è venuto via un po' anche l'interesse, no, nella scena, mancando anche quel colore nel cielo. Insomma, era un pochino inutile rimanere laggiù. Quindi sono venuto qua e cercavo quindi di prendere un pochino più da distante la scena, più da lontano. Cioè, non fraintendetemi, la scena mi piace, la foto mi piace, però sono più contento di quelle fatte prima, anche se non c'era ancora un cielo, no, ipercolorato. Ora, tra l'altro, è un po' anche calato il vento, finalmente, quindi è anche un pochino più facile fare un focus stacking con tutti i fiori belli fermi, finalmente. Prima è stata un po'. un po' una rottura, perché con tutti questi fiori che si muovono andare a fare gli scatti per un focus stack è veramente complicato, ma insomma credo qualcosa di aver portato a casa. A questo punto è l'ora di metter via l'attrezzatura, tanto il colore sta per finire. Troviamo un posto dove rimanere a riposare, tra virgolette, per qualche ora e poi vediamo se il cielo rimane sgombro per fare qualche notturna. Non c'è luna fino circa alle 1, 1:30, poi c'è la luna, quindi non è più il caso, quindi dormirò qualche ora e ci vediamo domani mattina. Parliamo un attimo della foto che avete appena visto, della notturna. Allora, c'erano molte nuvole, il che potrebbe essere considerato un problema per fotografare la Via Lattea. Tuttavia, appena ho visto la foto dallo schermo della fotocamera, non so come, ma mi è piaciuta molto. Sembrava quasi come, non so, come vedere due scene diverse allo stesso tempo, no? Una con la Via Lattea e un'altra con delle bellissime nuvole alte, che fotografate la notte hanno anche un aspetto molto particolare. E niente, quindi, nonostante il cielo velato, sono abbastanza soddisfatto di aver fotografato anche piana con le stelle, e stamani invece la situazione è abbastanza simile a quella che c'era ieri notte. Vale a dire, ci sono molte nuvole che fra poco si coloreranno, già stanno iniziando, quindi adesso cercherò una composizione cercando di riprendere sia Castelluccio
magari ancora con le lucine accese, che i monti dietro, possibilmente anche il vettore, che sembra accogliere proprio le nuvole più belle sopra di sé. E è presto, quindi seguitemi e cerchiamo una bella composizione. Che bello. Ho anche dormito più del solito, stranamente, perché comunque col fatto che il cielo era molto velato, si tornava abbastanza presto a letto, tra virgolette. Quindi, riposato e pronto a scattare quest'alba. Ah, bello, bello. Allora, ho trovato un paio di composizioni che mi piacciono. Il colore sta cominciando già a diminuire adesso nel cielo e adesso entriamo in una fase un po' lunga, ossia quella in cui il colore nel cielo va via, le nuvole quindi smettono di essere particolarmente interessanti e prima che il sole faccia capolino praticamente da sopra il vettore, ci vorrà un pochino, e per un pochino intendo almeno un'ora e un quarto, ma forse anche un'ora e mezzo. Di conseguenza, prima che la luce possa essere di nuovo particolarmente interessante per scattare, ci vuole un pochino. Comunque, per più tardi riprenderò la macchina e andrò a un punto panoramico lungo la strada per riprendere la piana dall'alto. E per il momento quindi non resta che cercare qualche altra composizione, tempo ce n'è, e godersi lo spettacolo di questo posto, fondamentalmente solo per me. Come si fa a non amare la fotografia di paesaggio? Stai nei posti più belli, agli orari più belli. Certo, sacrifichi un po' di sonno. Un po' faticoso, ma ragazzi, ma vuoi mettere? Che bellezza. Allora, la nebbia sta un po' salendo dalla parte opposta della piana rispetto a dove mi trovavo prima. E infatti mi sono avvicinato per cercare di capire se fotograficamente parlando può essere interessante. Io credo di sì, perché c'è proprio una striscia di nebbia che si sta piano piano alzando, tutta l'umidità della notte che, visto che sta per sorgere il sole e di conseguenza la temperatura da quella parte si sta alzando, allora la nebbia, l'umidità sta cominciando a salire dal terreno. E l'effetto è molto interessante, devo dire, perché cominciano a illuminarsi, le colline dietro e
Può essere interessante, ora sto cercando una composizione in questo senso. Vediamo se trovo qualcosa. Che bella esperienza, che bella esperienza davvero. Sono veramente, non lo so, devo ancora un attimo far ragionare, no? Il cervello, immagazzinare tutti i dati perché mi ha lasciato letteralmente sconvolto la bellezza di questo posto e la pace di questo posto. Infatti, come ho detto e lo ripeto, sono contento di non esserci andato nel periodo, diciamo, della fioritura al top. Perché ho avuto veramente la possibilità, specialmente questa mattina all'alba, di godermi tutta la pace che un posto del genere può trasmettere in un orario come quello dell'alba. In più è stata una bellissima alba, sono molto molto contento, c'è stata anche la nebbiolina, insomma, cioè, sono tante cose che devo ancora immagazzinare, appunto. E per me è stato tutto così veloce, non ho ancora visto gli scatti, spero che vi siano piaciuti, voi li avete già visti e niente, davvero davvero bello. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che sul mio sito è sempre disponibile il calendario dei prossimi workshop in programma, in cui andremo a scoprire i segreti della fotografia paesaggistica alla scoperta della mia regione, la Toscana. E inoltre sul sito trovate sempre anche in offerta i corsi di fotografia, videocorso base, videocorso di post-produzione in cui condividerò con voi tutte le mie tecniche di post-produzione preferite e naturalmente anche la possibilità di fare qualche lezione privata, one-to-one, via Skype. E naturalmente vi chiedo un'ultima cosa, lasciate un mi piace, un commento a questo video perché aiuta moltissimo. Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati dei miei prossimi video che usciranno regolarmente sul canale ogni giovedì mattina alle 11. Quindi non resta che salutarsi e vedersi per il prossimo video la prossima settimana. Ciao!